Ciao a tutti, sono Giulia D'Amato di Startup Geeks e oggi con me c'è Christian Richmond della startup Microns. Ciao Christian. Buonasera, grazie per l'invito. Benvenuto. Christian, raccontaci un po' chi sei e qual è stato il tuo percorso prima di arrivare a fondare la tua startup. Allora, nato in Costa d'Avorio, adottato, cresciuto tra Stati Uniti ed Europa, mi sono laureato in diritto internazionale e diplomazia in Svizzera, ho fatto l'abilitazione negli Stati Uniti, per poi dopo fare due concorsi perché avevo in qualche modo sviluppato l'interesse verso la macroeconomia, e allora ho fatto un'applicazione per entrare in Goldman Sachs come advisor finanziario, e il secondo concorso che ho fatto era per entrare a lavorare al Parlamento europeo, però siccome sono passaportato americano e svizzero non potevo lavorare né al Parlamento né al Consiglio, e allora ho scelto di entrare in Commissione europea per un'agenzia privata però della Commissione europea che è Frontex, nella quale ho svolto 5 anni da analista strategico di intelligence, dove semplicemente facevo analisi predittiva di dati per anticipare i flussi migratori verso i confini esterni dell'Unione Europea. Wow. 2010-2015 in Commissione Europea, per poi uscire da questa esperienza da tecnico e in qualche modo provare con le mie competenze a trovare una soluzione lungimirante nel tempo e nello spazio per risolvere la gestione dell'immigrazione. Beh, complimenti, bella storia. Allora, partiamo subito da raccontare allora qual è la tua startup, per spiegare a chi non lo sa. Questa è la parte più difficile, allora, è più facile da fare che da spiegare. Partiamo dal presupposto che dallo scoppio della primavera araba in poi, cioè dal 2011 al 2018, sono sbarcati in Italia circa 770.000 immigrati. La cosa interessante è che il 90% di questi immigrati è nativo digitale, perché hanno di 35 anni. L'altro dato interessante è che il 47% non ha frequentato il liceo, l'88% non ha frequentato l'università. Vuol dire nativi digitali con competenze non direi scarse, ma comunque da rafforzare o potenzialmente rafforzabili. L'altro punto interessante è che gli immigrati, dopo il percorso di identificazione negli hotspot, vengono messi in centri di accoglienza dove trascorrono di media 600 giorni di attesa. Questo vuol dire che abbiamo nativi digitali con competenze da rafforzare che hanno un percorso molto lungo dove hanno tanto tempo libero a disposizione. Perché in questi centri cosa fanno, Christian? Nei centri diciamo che non fanno tante cose, è l'ente gestore di accoglienza che dovrebbe fare delle cose per gli immigrati, vuol dire erogare dei servizi. Prima del decreto Salvini, i centri di prima accoglienza devono svolgere comunque servizi di informazione, di orientamento, supporto legale, formazione, supporto per l'inserimento lavorativo. La seconda accoglienza invece fa anche questi servizi, però dovrebbero avere servizi complementari dedicati all'integrazione degli immigrati nel territorio. Vanno anche al CPIA, alcuni fanno la terza media, eccetera, però hanno tanto tempo libero a disposizione. Su 100 richiedenti di asilo o richiedenti di uno status, prima del decreto Salvini, il 35% otteneva in qualche modo uno status. Di chi ottiene uno status, solo il 2,4% trova un'occupazione lavorativa per più di 6 mesi. Allora, questo vuol dire che il governo comunque investe ogni giorno 9 milioni di euro per l'accoglienza in generale e il ritorno sull'investimento è pari quasi a zero. Allora, noi partendo da questi dati, un po' condivido con voi l'analisi di mercato che abbiamo fatto prima di creare Migrants. Questo è molto interessante, Christian, grazie. Quello che abbiamo voluto fare era semplicemente creare uno strumento digitale che permettesse prima di tutto di dare informazioni agli immigrati sui loro diritti in qualità di richiedenti, sui loro doveri in qualità di potenziali futuri cittadini, e anche le regole del gioco, no? Su come funziona il sistema italiano europeo di asilo, dalla A alla Z. La seconda cosa, è creare un percorso di formazione per avere o riuscire ad avere uno screening della mappatura delle competenze preliminari, sapere qual è il loro background, il loro trascorso pregresso e le competenze che hanno già come bagaglio sviluppate in modo formale o informale. La mappatura delle competenze serve per identificare i punti di forza e di debolezza degli immigrati, i loro interessi, e questo ci permette di creare un percorso di formazione supplementare
personalizzato in base ad ogni singolo profilo. Il percorso di formazione, come il percorso di informazione, vengono svolti mediante moduli quiz tematici. Vuol dire che invece di dare dei libri, andiamo a scomporre tutti i contenuti di formazione erogandoli in brevi pillole. Ma le brevi pillole sono semplici quiz. Per esempio, abbiamo ad oggi più di 12.000 domande in moduli da 10 domande. E una delle domande, per esempio, è quante sono le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea? Hai diverse opzioni di risposte e tu leggi la domanda e scegli l'opzione di risposta che pensi sia la più corretta. Tutto E dove lo fanno? Cioè, è un'app? quanto sull'app, il servizio è disponibile da telefono Android, ma anche da desktop, da tablet e da PC. Questa modalità ci permette di fare tre cose. La prima cosa è creare un percorso di formazione che ingaggia i trainees, perché di fatto è un quiz, è un gioco. La seconda cosa è che eroga un formative feedback, come si suol dire, cioè vuol dire che anche se selezioni la risposta sbagliata, l'applicazione ti dà una nota esplicativa per approfondire quello specifico concetto Ok, e imparare. per impararlo, ok. La terza cosa è che crea una competizione positiva tra i trainees, perché per ogni risposta corretta selezionata accumuli un punto e ci sono diverse classifiche geolocalizzate per argomenti. Ti ho perso un La attimo. modalità è in grado non solo di veicolare. Scusami, ti avevo perso un attimo. Come? Adesso ti vedo, ti avevo perso. Con la Ok. connessione si vede. Ok. Adesso ti vedo. Dicevo, per ogni risposta corretta selezionata l'utente accumula un punto e questo permette di avere le classifiche geolocalizzate per settimana, per mese su diversi argomenti. Molto Quello che interessante. riusciamo a fare noi con questo processo è semplicemente avere una mappatura non mediante self-assessment, cioè io non dico di saper fare una cosa, ma oltre a dirla, lo strumento ci permette di verificare e validare ogni singola competenza, abilità o conoscenza per creare un profilo di competenze per ogni singolo utente in piattaforma. La cosa interessante è che una persona può non avere delle competenze o non avere delle competenze in un determinato argomento, però può avere l'interesse, la volontà, la motivazione, la perseveranza per sviluppare nuove competenze. E Un percorso. il pubblico al quale vi rivolgete, scusami Christian, cioè che età possono farlo? Allora, noi abbiamo minori stranieri non accompagnati, abbiamo giovani adulti e adulti. Come dicevo, il 90% almeno di 35 anni, la media dei nostri utenti è tra i 22 e i 24 anni. Ok, ma una domanda al volo per capire, tutti loro hanno un PC o un telefono? Ora PC, no, non tutti, no. però è pur vero che la maggior parte dei migranti sbarca con il mobile. E Ok. penso che se hai visto le immagini degli sbarchi, avrei visto che tanti avevano la sacchettina trasparente con dentro il loro telefonino. Anche qualora non sbarcassero col telefonino, il telefonino è la prima cosa che acquistano per poter comunicare a casa e dire sono arrivato sano e salvo e poter anche in qualche modo comunicare con amici, conoscenti, parenti che sono già sul territorio per poter in qualche modo giostrare i prossimi step. Ok, quindi non è una limitazione questa, era solo un dubbio che mi era venuto. No, è una grande opportunità perché quello è lo strumento che loro usano di preferenza per poter in qualche modo avere informazioni e comunicare con soggetti No, terzi. no, capisco, capisco. E siete già attivi? Sì, Migris è stata costituita a Bologna il 23 febbraio 2017, Ok. tra qualche giorno facciamo 2 anni. Auguri. grazie. E siamo online con il servizio dal 1º di aprile 2017. Puoi condividere con noi qualche numero, non so, quanti iscritti, quanti lo stanno usando. Sì, allora abbiamo fatto il primo pilot sviluppando il servizio con WordPress, è stata una grande sfida e ci ha permesso di comunque arrivare a 27.000 utenti dopo 8 mesi di attività. Vuol dire che abbiamo chiuso il 2017 con 27.000 utenti attivi in piattaforma e abbiamo chiuso il 2018 con 44.000 utenti attivi in Italia, in 15 regioni, più 12.000 utenti attivi in Africa.
che sono stati raggiunti soltanto mediante il passaparola con gli utenti già presenti in piattaforma in Italia. Questa No, cioè sono utenti che stanno per venire in Italia? O... era la domanda. Allora, sicuramente aspiring migrants, no? Come si suol dire, persone che hanno in qualche modo l'intenzione, la volontà di pensare, cambiare, insomma, luogo di vita. Però tanti di loro non hanno ancora intrapreso il viaggio, cioè vuol dire che stanno pensando di intraprenderlo, e usano migrants per avere un po' più di consapevolezza su quelle che sono le condizioni, non del Quindi viaggio, ma le condizioni di arrivo, qual è il lato sistema di asilo, informativo. esattamente, normativo, ma anche di diritti, di come funziona l'asilo e di quali sono le condizioni attuali, no? Sul territorio europeo. Sicuramente ci sono altri utenti che hanno voglia di rafforzare le competenze perché si rendono conto che il percorso di formazione è utile, e questo è molto interessante perché così facendo tecnicamente i governi europei, specialmente quello italiano, potrebbe, qualora lo desiderasse, anticipare i flussi migratori e creare un flusso migratorio per, diciamo, meritocrazia, no? Ci sono degli strumenti già presenti, tipo Blue Card piuttosto che Startup Visa, che serve per favorire l'ingresso nell'Unione Europea di soggetti provenienti da paesi terzi con alte competenze, però oggi non c'è una modalità per filtrare e poter avere, diciamo, un funnel, no? Come si suol dire, per identificare i più meritevoli e i più talentuosi. Molto interessante la tua idea, Criste. Ma quindi immagino che non abbiate in questo momento dei competitor in Italia, o non ne ho mai sentiti parlare, sinceramente, poi. Allora, un competitor non vuol per forza dire un soggetto che faccia esattamente quello che tu fai. Se ti dicessi che ci sono diversi enti gestori di accoglienza, associazioni cooperative che ci vedono noi migrants come dei competitor, quello ti fa capire tanto. Ma direi che ci sono vari servizi dedicati agli immigrati, online piuttosto che offline. La cosa interessante è che noi ci basiamo sui dati. Il nostro servizio raccoglie dati per analizzare i dati e poter in qualche modo rimodulare il nostro percorso di informazione, di formazione o di nuovi servizi in base a ciò che i dati ci fanno capire. È importante. Ed è pur vero che oggi i dati sull'immigrazione globalmente valgono un mercato da 35 miliardi di dollari, e pochi soggetti in Europa creano la loro attività o basano la loro attività sui dati. In Italia siamo gli unici, in Europa siamo pochi. Però è pur vero che Migrants è l'unico soggetto che ha adottato una metodologia che si chiama microlearning, che permette di aggregare così tanti dati singoli su ogni singolo utente. Ti dico anche che qualche mese fa, un paio di mesi fa, parlando con un fondo di investimento, quel fondo ci ha fatto questa domanda, ci ha chiesto quali erano i competitors a livello globale, mondiale, e noi abbiamo risposto che non ce n'erano. E giustamente il fondo ci ha detto che siamo dei pazzi, che non è possibile tecnicamente questa cosa, e dopo qualche settimana siamo tornati dal fondo e lui stesso ci ha detto che ha fatto fare una ricerca di mercato ai suoi analisti e si sono resi conto che non c'era nulla sul mercato di questo Che tipo. siete dei pionieri. Ma guarda, i primi sono gli ultimi, no? E gli ultimi saranno i primi. Allora non so se convenga essere the first mover ogni tanto, però. Vedremo, vedremo. Tanto grazie in bocca al lupo. E quindi, Cristian, per capire il vostro business model, cioè, per i migranti è gratuito questo servizio? Pagano per scaricare l'app? Oppure voi avete un altro business model? Se si può dire, insomma, se puoi condividere qualcosa con noi per farci Certamente. capire. Tanto se qualcuno volesse replicare Michael, si faccia in bocca al lupo perché non è evidente. Semplicemente per gli utenti finali, cioè gli immigrati, il servizio è gratuito. L'unica cosa che devono avere quando scaricano l'app è un codice di invito che gli viene generato e inviato. Possono richiedere dal sito, soltanto dando una loro email. Il servizio invece ha dei clienti particolari che sono stati per il 2017-2018 gli enti gestori di accoglienza, vuol dire associazioni, cooperative e consorzi, che nei servizi che dovevano erogare c'era anche il servizio di formazione e inserimento lavorativo. Quello che
avevano come budget era il 7% per la formazione del loro budget totale. Noi credevamo semplicemente 50 centesimi al giorno per ogni singolo utente di piattaforma per un periodo medio di 6 mesi. Questo è stato il nostro modello di business verso gli enti gestori per il primo anno e mezzo di attività. Il decreto Salvini ci ha in qualche modo obbligato ad anticipare le tempistiche e evolvere quel modello di business. Oggi stiamo chiedendo alle aziende di supportarci economicamente per ogni inserimento lavorativo fatto. Partendo dal presupposto che lo scorso anno, 2018, abbiamo chiuso 920 inserimenti lavorativi, vuol dire di media 20-22 a settimana, ci rendiamo conto che siamo in grado di proporre alle aziende il soggetto più preparato e motivato per quel ruolo richiesto in quella località. E abbiamo diverse aziende che, avendo risposto al loro fabbisogno lo scorso anno, continuano a chiamarci e a offrire di nuovo il loro fabbisogno affinché noi possiamo in qualche modo colmarlo. E allora questa sarà l'evoluzione del nostro modello di business. Buono, quindi avete già capito come cambiare. Un buon passo. La verità, dal momento che Cioè, tu era una hai cosa che dati. avevate già idea, mi è sembrato di capire questa, e poi l'avete anticipata oppure quindi col tempo è stata modificata? Diciamo, la verità è che Migrants non è nata per fare l'inserimento lavorativo. Migrants è nata con l'obiettivo di far emergere il potenziale degli immigrati che in nessun altro modo potevano far emergere. Però nei primi 6 mesi di attività, con i dati raccolti, ci siamo resi conto che potevamo ambire a fare qualcosa di più impegnativo, di più complesso, e abbiamo capito nella pipeline e user journey del processo successivo, dopo aver delle competenze effettive validate, l'obiettivo successivo era quello di fare un matching con ciò che sono le opportunità lavorative sul territorio. E allora abbiamo colto questa opportunità. È chiaro che c'è già qualcuno predisposto a fare questo lavoro, l'agenzia Triennale per l'impiego, però neanche loro si basano su dei dati, si basano ancora su dei CV che possono essere falsificati in mille modi. L'abbiamo visto anche ultimamente con il vostro Presidente del Consiglio, insomma. E allora la cosa interessante era proprio quella di creare un servizio per il matching innovativo basato su dei dati che validavano e aggiornavano di continuo ciò che erano le competenze. Quando abbiamo provato a testare questo secondo servizio, abbiamo pensato quali potevano essere i modelli di business, però l'obiettivo principale era quello di fidelizzare le aziende verso il nostro servizio prima di chiedere a loro diciamo, un contributo economico per questa attività. Oggi siamo in grado di farlo e vedremo un po' come andrà. Bene, Cristian. Ultime domande, dai, che cosa ti ha sorpreso di più riguardo al fare startup? Era come te lo aspettavi? È stata difficile la parte magari burocratica? Che difficoltà hai anche incontrato? Allora, la fortuna forse è stata che prima di fare Migrants avevo fatto un'altra startup e allora avevo già, diciamo, Testato. sì, testato le difficoltà di fare impresa. La verità è che si chiama impresa perché è un'impresa, se no si chiamava una passeggiata o non lo so. È molto complicato fare startup anche perché di fatto bisognerebbe in qualche modo trovare una soluzione semplice ad un problema complesso di centinaia di migliaia di persone, sono milioni o miliardi di persone. Ma soprattutto noi siamo in un settore che non c'è un'industria degli immigrati, no? E allora la più grande difficoltà è stata quella di far percepire a soggetti terzi quello che volevamo fare, quello che stiamo facendo e riuscire anche a comunicarlo in modo semplice. Dall'altra parte, come sappiamo bene, ogni startup ha bisogno di fondi per crescere e ogni investitore investe in un settore che capisce e investe, diciamo, per poter anche in qualche modo apportare un contributo. Ma in Italia non ci sono tantissimi investitori e a mio avviso ci sono pochi investitori che capiscono l'immigrazione a fondo e che possono percepire il valore che noi stiamo generando. Queste sono state, diciamo, le più grandi difficoltà. Dall'altra parte, Scusami, siete comunque riusciti, immagino, a trovare qualche investitore o siete ancora alla ricerca? Così magari se ti posso aiutare in qualche modo. noi abbiamo creato Migrants grazie a dei business angels, cioè vuol dire persone fisiche che hanno creduto nella nostra idea imprenditoriale, e
e dal primo giorno dal quale siamo online fatturiamo. E allora è per questo motivo se oggi, dopo 2 anni, siamo ancora vivi e sul mercato, se no saremmo già falliti. In questo anno e mezzo di attività intensa abbiamo cercato di fare un aumento di capitale, non ci siamo riusciti e me ne assumo la responsabilità per vari motivi. Uno per quello che ho appena nominato e stiamo in questo momento cercando di chiudere diciamo un deal con un fondo, ma non sono sicuro che riusciamo ad andare diciamo a completamento di questo accordo, però è interessante perché dal momento che tu riesci a fatturare abbastanza per rimanere in piedi e crescere, puoi anche evitare di andare alla ricerca di fondi. Ma è anche evidente che se tu vuoi crescere rapidamente e generare nuovi servizi, hai bisogno di un apporto economico. Questa sarà la grande sfida. E la sfida sarà non soltanto trovare un investor, cioè dei soldi, ma trovare un buon investor che sia in grado di aiutarci a crescere e di aiutarci a prendere le migliori decisioni per evitare di fare errori stupidi. Assolutamente. Te lo auguro, Christian, e ti mando un grande in bocca al lupo. Grazie per il tuo racconto, penso che sia di ispirazione, sarà di ispirazione per molti. Fantastico. Tienici aggiornati. Volentieri, lo farò. Ancora grazie, in bocca al lupo. Grazie a Ciao, voi. A Christian. presto. Ciao, ciao. Ciao.